Benvenuti. Cerchiamo oggi di vedere cosa succede quando si generalizza il problema di scattering elettromagnetico da un cilindro conduttore, e poi daremo un cenno anche su quello che succede nel caso di elettrico, quando l'onda piana uniforme incide obliquamente rispetto all'asse del cilindro, quindi a un angolo rispetto a questa direzione che abbiamo chiamato convenzionalmente z, diverso da 90 gradi. Ecco, nel caso in cui il cilindro è perfettamente conduttore, si può ancora mantenere la separazione delle due polarizzazioni, quindi non esiste il fenomeno cosiddetto della cross polarizzazione o della depolarizzazione, e quindi si può trattare il problema separatamente, nei due casi applicare poi il principio di sovrapposizione degli effetti. Non avviene più questo se il cilindro non è più infinito, non è più indefinito e anche se la superficie non è più perfettamente levigata, ci sono delle imperfezioni perché questi due fattori, la finitezza del cilindro e le imperfezioni, creano inevitabilmente la presenza dell'altra polarizzazione, quindi il fenomeno della cross-polarizzazione. Nel caso invece di cilindri anche infiniti di materiale dielettrico, questo accoppiamento comunque si verifica nel caso di incidenza obliqua e dunque non è più possibile trattare separatamente i due casi. Ma ripeto, nel caso del conduttore perfetto è possibile farlo e accenniamo ora alla procedura. Quindi noi considereremo essenzialmente il primo caso di polarizzazione, quella che abbiamo chiamato polarizzazione E o anche polarizzazione TM rispetto a Z nel caso di incidenza normale. Questo corrispondeva ad avere il campo elettrico diretto lungo l'asse del cilindro, lungo la direzione z. Invece, come vedete da questa figura, che non a caso è ora in prospettiva rispetto alla sezione longitudinale e non più rispetto alla sezione trasversa, come avevamo visto in tutti i casi di incidenza normale. Qui vedete c'è un certo angolo fra la direzione del vettore d'onda del campo incidente, θ con i, che sarebbe uguale a π greco mezzi nel caso di incidenza normale. In quel caso, questa che vedete essere la direzione del campo elettrico sarebbe parallela a z, invece è così, il campo elettrico ha tutte e due le componenti, lungo quest'altra direzione chiamata x e lungo la direzione z, sul piano, diciamo, dello schermo, sul piano della figura, ma naturalmente ha anche la componente lungo z, quindi si può ancora dire che in qualche modo questo è un caso di polarizzazione verticale, esattamente come dicevamo quando si considerava il problema di elettromagnetismo di base in cui si ha la riflessione e rifrazione di un'onda piana uniforme a un'interfaccia piana di separazione tra due mezzi diversi. Il campo magnetico invece continua ad essere polarizzato ortogonalmente rispetto al piano dello schermo e dunque a tutti gli effetti questa è ancora perfettamente un'onda TM rispetto alla direzione z. La presenza comunque dell'obliquità trasforma il nostro problema da uno originariamente a solo tre componenti, quindi la componente con z e le due componenti trasverse del campo magnetico in coordinate polari, che qui comunque abbiamo cercato di rappresentare in prospettiva sul piano trasverso, quindi la direzione y, che in realtà è ortogonale al piano dello schermo, e poi questo sistema di coordinate polari sul piano trasversale, ρ e φ, con l'angolo φ convenzionalmente misurato positivamente a partire dall'asse delle x. Ecco, dicevo, non ci sono più soltanto queste tre componenti, cioè la componente con z del campo elettrico, le due componenti trasverse hρ e hφ del campo magnetico, ma invece ci sono anche le altre due componenti, cioè le componenti e con ρ e con φ del campo elettrico generate in qualche modo dalla componente con x. Ricordate che, per esempio, dalle formule di trasformazione tra le coordinate cartesiane e le coordinate polari, x è uguale a ρ per il coseno di φ, quindi anche nella dipendenza dalle coordinate appaiono poi queste coordinate polari. Dicevo, manca dunque soltanto la componente hz.
E la stessa cosa succede nel caso duale, in cui invece il campo elettrico ad essere ortogonale al piano dello schermo, il campo magnetico su questo piano che chiamiamo piano di incidenza, analogamente esattamente a quello che facevamo nel caso della riflessione e rifrazione di onde piane, e che è definito come quel piano che contiene l'asse del cilindro e la direzione dell'onda incidente. Sono due direzioni non parallele, quindi c'è un piano ben preciso individuato, e allora a questo punto questo piano lo chiamiamo come piano ZX o XZ, quindi definiamo proprio la direzione X in base alla direzione del campo incidente, quindi non c'è nessuna perdita di generalità a considerare tutto giacente su questo piano di incidenza. Vedremo invece che il campo scatterato si allontanerà dal piano di incidenza a causa in effetti della curvatura della superficie del cilindro. Nell'altra situazione, dunque, il campo elettrico non ha la componente lungo Z e ci sono invece tutte le altre componenti. Ma in modo analogo a quello che si riesce a dimostrare nel caso delle guide d'onda o comunque in un contesto di propagazione guidata, quello che succede è che queste due componenti di campo, la rispettivamente E con Z nel caso della polarizzazione, continuiamola a chiamare E, questa polarizzazione che stiamo considerando, e l'HZ nell'altro caso, fungono un po' da potenziali scalari, cioè da queste due componenti si possono ricavare tutte le altre, quindi noi imporremo in realtà le condizioni al contorno soltanto su quelle. Del resto non ci stupisce più di tanto questa analogia con la propagazione guidata, perché in fondo dal punto di vista sia delle equazioni ovviamente da risolvere, ma sia anche delle condizioni al contorno, questo problema non è troppo diverso da quello della propagazione in una guida d'onda circolare. Qui ci sarà comunque una dipendenza da Z, ci sarà quindi un KZ, e l'uguaglianza delle equazioni e dei contorni in qualche modo rende necessariamente simili le soluzioni del problema. Fatta questa lunga premessa, prendiamo allora in considerazione l'espressione del campo elettrico incidente in funzione di x e di z, che avrà queste due componenti anche lungo x e lungo z, e per le relazioni trigonometriche la componente lungo x avrà il coseno dell'angolo teta con i e la componente lungo z il seno. Faccio notare che quest'angolo rispetto alla direzione dell'asse x tra il vettore e con i e l'asse x è lo stesso dell'angolo che c'è fra la direzione di incidenza del k con i e l'asse delle z. Il fattore di propagazione è del tipo elevato a meno j kx con i x, del tutto generale, elevato a meno j kz con i z, con l'unica accortezza che mentre il kx con i è uguale a k per il seno di teta con i, normalmente per quanto riguarda il kz con i, per tener conto del fatto che il vettore dell'onda incidente si muove in qualche modo controverso rispetto all'asse z, cioè nel verso negativo delle z, dobbiamo inserire un segno meno kz con i uguale a meno k coseno di teta con i. Perché in questo caso l'angolo teta con i è per definizione compreso fra 0 e pi greco mezzi, e dunque il seno e il coseno sono sempre positivi, dobbiamo essere noi a mettere questo segno meno. Considerando quello che dicevo prima, cioè il fatto che la x è uguale a rho per il coseno di fi, e c'è comunque, come nel caso di incidenza normale, la periodicità rispetto a fi con periodo 2 pi greco, e dunque possiamo utilizzare lo strumento matematico della serie di Fourier e sviluppare in serie di Fourier la componente e con z con i, che dunque è uguale a una certa ampiezza e con 0 per il seno di teta con i. Riprendiamo questa espressione qui, portiamo, ovviamente non fa parte della serie, l'esponenziale rispetto a z elevato a jk coseno di teta con i per z, abbiamo sfruttato già la presenza del segno meno, e poi la sommatoria in n da meno infinito a più infinito di j alla meno n. Questo è un fattore che inseriamo noi per comodità, perché appunto analogamente a quello che abbiamo fatto nel caso di incidenza normale, di nuovo come in quel caso abbiamo la j con n, la funzione di Bessel di prima specie, di ordine n, di argomento k rho per il seno di teta con i,
Nel caso dell'incidenza normale l'argomento era k rho, ma vedete è perfettamente coerente, per teta con i uguale a pi greco mezzi, ritorna quello per elevato a jn phi. Tra l'altro, in realtà, essendo kx con i uguale a k seno di teta con i e ky con i uguale a 0, di fatto questa quantità k per il seno di teta con i coincide con il k trasverso incidente, trasverso naturalmente rispetto a z. E quindi possiamo dire che in realtà, se l'incidenza è obliqua, la dipendenza è da kt con i rho. E poi, nel caso particolare di incidenza normale, di nuovo succede che il k è tutto trasverso e quindi il kt con i diventa uguale al k con i, e cioè uguale al k. Per quanto riguarda la componente lungo z del campo scatterato, e con zs si può scrivere, anche qui in maniera analoga al caso di incidenza normale, e con 0 seno di teta con s, qui definiamo, come si vede dalla figura, dove in qualche modo ci immaginiamo che, visto come potrebbe andare il rimbalzo, per così dire, dei raggi incidenti, questo angolo teta con s stia dall'altra parte rispetto all'asse x, cioè in qualche modo sia maggiore di pi greco mezzi, anzi potremmo pensare che sia pi greco meno teta con i, e quindi utilizziamo comunque questo come un angolo di riferimento in generale per il campo scatterato, poi vedremo di determinarlo, dobbiamo essere in grado di determinarlo univocamente a partire dai dati in ingresso, cioè dal campo incidente e dalle condizioni al contorno, perché il problema di scattering diretto è perfettamente deterministico. Quindi comunque scriviamo per adesso e con 0 seno di teta con s per elevato a meno j kz con sz, quindi l'espressione del tutto generale, con kz con s uguale a k per il coseno di teta con s, e poi una sommatoria analoga dove mettiamo il coefficiente di scattering c con n e la funzione di Hankel del secondo tipo di ordine n della, di argomento k rho per il seno di teta con s, quindi considerazioni del tutto analoghe a quelle che avevamo fatto per il campo incidente per elevato a jn phi. Quindi imponiamo la condizione al contorno, come dicevo prima, soltanto per e con z e non anche per e con phi, che sarebbe l'altra componente tangenziale, e poi anche, diciamo, questo l'abbiamo, perché la e con z funge da funzione potenziale, e dunque ponendo ρ uguale ad a e mettendo in evidenza la comune ampiezza e con 0, abbiamo questa espressione, seno di teta con i per elevato a jk coseno di teta con i per z per il campo incidente, seno di teta con s elevato a meno jk coseno di teta con sz per il campo scatterato, e poi le due serie che abbiamo visto prima. Tutto questo deve essere uguale a 0 per ρ uguale ad a. Notate, l'abbiamo sostituito. Ma questa però può essere soddisfatta per ogni z, quindi di nuovo questa condizione del per ogni è fortissima dal punto di vista, diciamo, funzionale, nell'analisi funzionale. È possibile questa uguaglianza per ogni scelta della z soltanto se intanto questi fattori a moltiplicare sono uguali, cioè se il seno di teta con s è uguale al seno di teta con i, e poi negli esponenziali se il kz con s è uguale al kz con i. Ma questo però significa, viste le espressioni, secondo le proiezioni dei due kz, che il coseno di teta con s deve essere uguale a meno il coseno di teta con i, e dunque se i seni sono uguali, i coseni sono opposti, vuol dire proprio che teta con s è uguale a pi greco meno teta con i. E poi a questo punto posso, sempre per l'ortogonalità delle funzioni trigonometriche, che abbiamo già visto nel caso di incidenza normale, delle funzioni della dipendenza dall'angolo, devono essere uguagliate termine a termine, quindi come se si potessero togliere le sommatorie, e dunque c con n uguale a meno j con n di k per il seno di teta con i diviso hn2 di k sempre per il seno di teta con i, perché abbiamo detto che il seno di teta con s è uguale al seno di teta con i, oppure meno j con n di kt incidente per a diviso hn2 di kt incidente per a. Tutto ritorna ai valori noti se teta con i di nuovo è uguale a pi greco mezzi. A questo punto scriviamo l'espressione per il campo scatterato,
in cui andiamo a sostituire al seno di teta con S il seno di teta con I, e poi al kz con S il kz con I, e dunque avremo con 0 seno di teta con I per elevata più jk coseno di teta con I z, sommatorie in n, j alla meno n, c con n, hn2 di k rho, anche qui seno di teta con I per elevato a j n phi. A differenza del campo incidente, come dicevo prima e come anche è intuitivo, il campo scatterato non giace solo sul piano dello schermo, sul piano xz, cioè il piano corrispondente al valore di φ uguale a 0, ma può spaziare per tutti gli angoli φ lungo, diciamo, un cono intorno al semiasse delle z negative e di semiapertura θ con i. Quindi dobbiamo immaginare che questi raggi scatterati siano distribuiti lungo un cono, non soltanto su questo piano. Però questo cono, appunto, è effettivamente di spessore infinitesimo. E questo getta luce anche su come possono essere i rimbalzi dei raggi in una guida dielettrica circolare. Abbiamo detto che è tutto molto analogo e quindi siamo sempre in geometria cilindrica. Peraltro il campo scatterato soddisfa l'equazione di Maxwell omogenee, quindi il rotore di E con S uguale a meno J omega mi HS e il rotore di HS uguale a J omega epsilon E con S, e dunque a partire da E con ZS si possono, ripeto, ricavare secondo una procedura generale le componenti del campo magnetico scatterato, che sono solo quelle, diciamo, sul piano trasverso, essendo TM rispetto a Z, le altre due componenti, quelle trasverse, del campo elettrico. Tutte le componenti del campo hanno questa dipendenza da Z comune, esattamente come avviene per i modi in guida, pari a quella in qualche modo impressa dal campo incidente, quindi questa è elevata a meno J KZZ, dove il KZ è uguale al KZ incidente, è uguale anche al KZ scatterato, quindi all'espressione vista, meno K coseno di teta con I, l'espressione vista prima. Il caso duale, appunto, l'abbiamo detto. Cosa succede nell'ipotesi filiforme, cioè per il cilindro che diventa un filo, quindi il raggio A è molto minore della lunghezza d'onda, dunque il KA equivalentemente è molto minore di 1, si possono sfruttare ancora una volta, come nel caso di incidenza normale, le espressioni per piccoli argomenti delle funzioni di Bessel, e risulta che l'onda scatterata nella polarizzazione E, vi ricordo che questo non valeva in polarizzazione H, è isotropa, cioè è indipendente da φ. Quindi un cilindro di raggio infinitesimo, comunque raggio piccolo, un filo, e, diciamo, emana, scattera, emette per induzione un'onda isotropa anche se viene investito con l'incidenza obliqua, non soltanto nel caso dell'incidenza normale. Che succede quando il cilindro, ovviamente realisticamente, è finito di lunghezza L? Allora, succede che questo cono non ha più spessore infinitesimo, in qualche modo si ingrossa, si allarga, e almeno linea di principio il campo scatterato si propaga in tutte le direzioni, questi raggi, questa rappresentazione, diciamo, a raggi vanno in tutte le direzioni, ma in realtà se la lunghezza del cilindro è comunque molto maggiore del suo raggio, l'energia sarà concentrata prevalentemente nella direzione che abbiamo chiamato teta con S uguale pi greco meno teta con I. E quindi lì si avrà in qualche modo il massimo del lobo di scattering. Un altro effetto rilevante è che quando questa lunghezza finita L è pari a multipli di mezza lunghezza d'onda e appaiono dei fenomeni di risonanza, cioè il cilindro di altezza finita si comporta come un risonatore, però questi effetti al crescere di L oltre diverse lunghezze d'onda, la lunghezza d'onda è sempre un po' la nostra lunghezza di riferimento, questi fenomeni sono sempre più trascurabili. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro.